Ci dice Linda Giannattasio, a febbraio, quindi quando gli incentivi sono diminuiti di quanto? Sono al 40%, al adesso 40%, per 2 anni invece che 3. Gli occupati a tempo indeterminato hanno ricominciato a calare, meno 92.000, mentre, se vediamo il cartello precedente, c'era stato un più 225.000 tra dicembre 2014 e dicembre 2015 con gli incentivi a pieno. Alan, questo dato però ci fa pensare che sia non tanto il tema dell'articolo 18 della licenziabilità, quanto più il tema degli incentivi che ha ingolosito gli imprenditori e li ha fatti assumere finché c'erano questi soldi a disposizione. Prego, Alan. Secondo me, qui parlo da economista, non è solo la questione della detassazione dei contributi per 3 anni. C'è anche il fatto che c'è stato, non grande, ma un aumento dei consumi in Italia negli ultimi mesi. Questo è un dato di fatto. Gli italiani hanno risparmiato molti soldi, tanti per paura delle banche sotto le materasse, ma si comincia a spendere. La cifra di 225.000 nuovi posti di lavoro nel 2015 è una roba di economisti, ma lo rendo semplice. Normalmente, quando un paese cresce, come l'Italia ha cresciuto l'anno scorso, di quasi un punto percentuale, non abbastanza, ma un punto 0,8%, la crescita della forza del lavoro è generalmente un terzo di un punto. Qui è stato un punto pieno, cioè nel senso che 225.000 è un ritmo di crescita 3 volte quello che Germania ha avuto quando hanno cominciato le loro riforme 10 anni fa. Questo è incontestibile. Quindi l'Italia ha una lunga marcia. La verità è che ci vuole probabilmente 4 o 5 anni per veramente vedere i risultati importanti.